Buongiorno YouTubers, benvenuti in questo nuovo video. Per questo video non ho preparato introduzioni, nulla, mi sono semplicemente dedicata alla ricerca perché questo video sarà dedicato a recensioni negative verso il mio film preferito e quindi farò la reaction di queste recensioni. Ho deciso di prendere il mio film preferito che è il qui presente La La Land. Perché in realtà è un caso mediatico, quindi potrebbe anche essere interessante. Io La La Land l'ho trattato anche in tesi perché parlavo di critica cinematografica e del fatto che ad oggi in molti fanno critica su internet e il fatto che La La Land fosse stato preso come riferimento dalla critica durante la stagione degli Awards del 2017. In realtà si è scontrata fortemente questa cosa con le opinioni del pubblico, quindi ho deciso che avrei trattato esclusivamente La La Land in quanto mio film preferito e anche fonte di grandi discussioni. Per quanto riguarda l'inquadratura, la luce, perdonatemi, ma in queste giornate non si capisce assolutamente nulla circa la luce esterna, interna, il caldo, fa caldissimo, com'è possibile? Io speravo arrivasse l'autunno, quindi nulla, perdonate questi disguidi, io guarderò il computer, quindi magari ci sarà qualche riflesso, guarderò in basso, eccetera, e non so esattamente come taglierò questo video, probabilmente ci sono delle parti inutili perché ci sono delle recensioni lunghissime, altre veramente molto brevi, quindi sarà veramente un grande mix questo video e nulla, spero che vi piaccia, che sia di vostro intrattenimento e nel caso in cui abbiate da dire qualcosa a riguardo sia del film sia delle recensioni che andrò a leggere, anche eventualmente sulle mie opinioni, perché cercherò di controbattere un minimo alle recensioni, anche se comunque sarà un video fatto per sorridere, quindi cercherò di non arrabbiarmi e quindi nulla. Fatemi sapere nei commenti se avete un'opinione a riguardo. Iniziamo! Sono molto emozionata di fare questo video perché mi è venuto in mente di recente e ho pensato di dedicarmi esclusivamente alla La Land per i motivi che vi ho detto e ho trovato delle recensioni interessanti anche se non le ho ancora lette, alcune sì, altre no, quindi vedremo che cosa ne uscirà. Piccolo disclaimer, per questo video mi sono venute in aiuto le recensioni del pubblico di MyMovies. MyMovies purtroppo non ha sponsorizzato questo video. MyMovies, se mi stai guardando, io sono sempre disponibile. Semplicemente sono andata su MyMovies perché il contributo del pubblico è molto importante per decretare il grado di piacimento del film e fare un mix di critica, professionista e gradimento del pubblico. Quindi ho deciso di utilizzare queste recensioni e ho preso esclusivamente recensioni da una stella e da due stelle. La prima recensione è lunghissima e si chiama Palloncini sgonfi di 2 stelle. Per quanto riguarda la percentuale di persone d'accordo con questa recensione, siamo a un 71 di sì, quindi d'accordo, versus un 29 appunto di no. Dopo aver visto l'ottimo Whiplash, avevo aspettative discretamente alte nei confronti di La La Land. Whiplash è il film che ha reso Chazelle conosciuto. La sequenza iniziale, in effetti, mi è parsa molto promettente. Cose sulla scena iniziale. Qui sta un po' raccontando la trama. Sfortunatamente da quel momento il film si affloscia e si sgonfia come se fosse un palloncino bucato da mani dispettose. Io purtroppo quando si fanno queste metafore nelle recensioni già non mi piace. Lo fanno anche i grandi critici, però boh, è un po' un modo di gonfiarsi la bocca, secondo me. Gonfiarsi la bocca? Non so se si dice. La storia narrata è di una banalità sconcertante e vedremo che questo è un leitmotiv nelle recensioni che andremo a vedere, la trama. Due giovani che inseguono il proprio sogno artistico si scontrano con le difficoltà proprie dello star system hollywoodiano. Provini frustranti, un lavoro dietro alla cassa di un bar per lei, un impiego come pianista in un locale di samba, pochissimi soldi e scarsissime prospettive di sviluppo professionale per lui. Oh, queste frasi lunghissime. Trama. La storia pare un puro pretesto per introdurre i numeri musicali. Devo aprire una parentesi perché io su questo sono fortemente in disaccordo. Quello che è interessante in La La Land in quanto musical, che diciamo lo rende anche un po' unico o diverso rispetto ai musical a cui siamo tutti abituati, è proprio il fatto che il numero musicale non è forzato all'interno della trama, viene quasi chiamato da sé, quindi è molto godibile anche per una persona che non ama
gli inserimenti musicali in una storia, che possono un po' essere, diciamo, forzati. Mi viene in mente Mamma Mia, dove la storia gravita intorno alle canzoni preesistenti e quindi bisogna per forza inserirle in un contesto, anche se non sono utili, anche se non servono. Mentre in La La Land gli inserti servono a far proseguire la storia e soprattutto sono il modo che loro hanno di comunicare ed è così naturale all'interno della trama che non vedo proprio la necessità di questo commento. Peccato che questi numeri mi siano sembrati convenzionali e mediocri, anche sul piano tecnico e coreografico. No, perché dov'è che hai visto negli ultimi anni un film che propone questi modelli tecnici e coreografici a livello di pura coreografia? All'interno appunto di una canzone, soprattutto pensando che si rifà a un cinema vintage, fortemente vintage. Non lo trovo così mediocre e convenzionale, onestamente. I due protagonisti appaiono poco ispirati, quello è un punto di vista. Lei ha un costante sorriso amaro stampato sulla faccia, lui è inespressivo e discretamente impacciato, anche come ballerino. Allora, posso essere d'accordo su Emma Stone, in realtà non sono d'accordo, però posso capire che magari alle persone non stia simpatica l'espressione di Emma Stone, ci sono attrici che io non apprezzo perché hanno un'espressione che non mi piace, non mi comunica molto quando invece altri le amano, attori, attrici. E per quanto riguarda Ryan Gosling, come fai a dire che è impacciato? Cioè, al di là del fatto che a livello di danza non è un ballerino, quindi capisco, ma diavolo, cioè è lui a suonare all'interno del film, è lui che suona, quindi non capisco come fai a dire che è impacciato su certi modelli musicali che tu vedi, perché sono veramente complicati. Quindi secondo me abbiamo un attimo perso la strada. C'è poca alchimia tra entrambi. I personaggi di contorno sono decorativi e prescindibili. Le coinquiline di Mia si distinguono solo per i colori dei vestiti, utili a formare una coreografia policroma. I membri del gruppo con cui Sebastian suona sono stereotipati e cliché. Allora, sono d'accordo sul fatto che i personaggi di contorno siano insipidi, ma è la caratteristica principale, perché il senso di tutto, anche in Someone in the Crowd, che è il momento in cui le compagne di stanza, le coinquiline di Mia, sono tutte distinte in base ai colori. Mia stessa poi indossa un altro colore. Il fatto è proprio anche spiegato nella canzone che sono tutte fatte un po' con lo stampino. Non dico che siano delle brutte persone, per carità, sono amiche della protagonista, quindi non penso che si sia scelta delle amiche brutte. Allo stesso tempo, però, è proprio all'interno del film, all'interno della canzone stessa, che si nota il fatto che Damien Chazelle volesse rendere i due protagonisti, anche se bastano all'interno del suo gruppo musicale, diversi. C'è una diversità, loro sono tutte uguali, come i membri del gruppo, che sono tutti uguali, non si distinguono particolarmente, mentre il protagonista e la protagonista sì. Al di là del messaggio convenzionale e falsamente consolatorio, se sei tenace puoi realizzare i tuoi sogni, il film lascia una sensazione di sconcerto. Come se il citazionismo che percorre buona parte della produzione filmica attuale, da Stranger Things a Hateful Eight, per nominare due proposte molto diverse tra di loro, qui fosse depotenziato e ridotto ad operazione di mera confezione. Un involucro sgargiante che riveste un prodotto esile, fragile e solo formalmente innovatore. Ho già commentato questa cosa, nel senso che non la considero tale, secondo me è esagerata questa recensione, perché dire che è un prodotto il cui finale è consolatorio, lo capisco, finale o non finale, tutta la trama è consolatoria, la capisco ed è giusto perché comunque è quello un po' anche l'intento, anche non è l'unico, cioè il fatto che se segui i tuoi sogni li realizzerai e sarai felice tutta la tua vita, anche se c'è una componente veramente dolce e amara, quindi non è così consolatoria. E il citazionismo non è un modo per confezionare, credo che sia un inno
quella che è la storia del cinema e un modo per ripercorrere quelle che sono le dinamiche della storia del cinema all'interno di un film. E non è una cosa esclusivamente fatta per prendere dalla sua parte il pubblico, credo che sia semplicemente il modo del regista di comunicare, perché un amante del cinema ama inserire riferimenti all'interno del cinema e se non lo fa è una scelta, come se lo fa è una scelta, semplicemente Damien Chazelle si è spinto oltre facendo questa cosa e rischiando anche le mazzate. Un prodotto che è stato candidato a 14 premi Oscar. A riprova dell'inguaribile propensione dell'industria culturale americana a premiare i cosiddetti eventi e non la qualità intrinseca delle proposte. Anche qua non sono d'accordo perché, a parte che se stiamo a giudicare come l'industria americana, in realtà la giuria degli Oscar ha deciso di selezionare i film e per quali categorie e per cosa premiarli, eccetera, anche perché in realtà La La Land poi ha anche perso il miglior film, quindi ok. Quello che dico è che semplicemente bisogna fare un po' la punta alla matita a quelli che sono i grandi critici e secondo me è sbagliato perché bisogna sempre un po' andare controcorrente, ok? Non è necessariamente giusto. Passiamo a un'altra recensione. Ne prendo una da una stella. Non le leggerò tutte, veramente sarebbe un video troppo lungo. Questa recensione si chiama La La Flop e ha il 63% di sì, e quindi persone che sono d'accordo con questa recensione, e quindi il 37% di no. Andiamo. Ho visto perciò La La Land ieri, appena uscito. Dato il gran plauso unanime di critica, le vagonate di nomination, i premi vinti a mani basse, mi aspettavo un capolavoro assoluto. Che è? Sono rimasto di stucco e non tanto o non solo per la banalità della storia, ma soprattutto per l'atmosfera ridondante e ripetitiva che pervade tutto il film. Allora, piccola parentesi sulla trama. Una delle cose su cui ci si concentra tanto quando si recensisce negativamente La La Land è proprio il fatto che la trama appare banale. Allora, ci tengo a fare una piccola distinzione tra le parole banale e semplice. La trama di La La Land non è banale, è semplice. La semplicità non è necessariamente una cosa negativa, mentre forse la banalità lo è in certe situazioni. Il fatto che ci si concentri per commentare negativamente un film basandosi sulla trama e sul fatto che appunto è, a detta di qualcuno, banale, è sbagliatissimo. Perché? Può essere una componente che non ti è particolarmente gradita, ma un film non si può basare esclusivamente su una cosa che tu ritieni importante, perché a livello oggettivo a fare un film sono tutte le componenti: sceneggiatura, cast, regia importantissima, produzione in generale, scenografia, costumi, tutto, tutto, musiche. E quindi pensare che ci si concentri in molti casi a dire La La Land non mi è piaciuto perché la trama è banale, è sbagliato perché vuol dire che tu il film non l'hai visto. E vorrei fare una piccola riflessione a riguardo perché ho visto tante cose legate alla trama, il fatto che la trama non fosse catchy, anche se secondo me lo è perché a me è piaciuta molto la trama di La La Land, l'ho trovata molto molto affine, cioè io amo questo film perché oggettivamente è un gran film, ma perché ho trovato una connessione, ok, con la storia. Ho capito, Chazelle, ho capito. Quello che voglio dire è che al giorno d'oggi siamo abituati a vedere i grandi film come sinonimo di grande trama e soprattutto di solito trama complessa. Prendiamo ad esempio Tenet, scusate, non mi stava venendo il nome, di Nolan. L'ultimo film, grande film uscito, ok, ad oggi che è il 15 di settembre 2020, è l'ultimo grande film uscito al cinema. Quello che dico è che se noi siamo abituati a uno stile di trama come quello di Nolan, rimarremo per forza tantissime volte delusi dai grandi film. Se noi ci pensiamo, tanti grandi film della storia del cinema non hanno una grande trama, ma hanno una grande resa filmica, ok? E quello che mi dà fastidio è che tanti film con una grande trama, magari a livello
di tutta la componente della produzione, quindi appunto il cast, la creazione del personaggio, quindi il soggetto personaggio, se è un tipo, se è un personaggio con una storia, con un'elaborazione, un personaggio a tutto tondo, scusate, eccetera. Queste cose passano in secondo piano, ok? Perché si pensa solo che il film sia la storia. Non è così, il film non è la storia, il film è come la storia viene raccontata e la resa filmica di questa storia, quindi la resa sullo schermo. La La Land non è solo la sua storia, non si può definire La La Land un film mediocre perché la storia è semplice, non banale, ma è semplice, perché è la storia più vecchia del mondo, è un inno alla contrapposizione tra quello che è l'amore e l'amore per se stessi, l'amore per il proprio sogno, ok? E quello che mi sconcerta è pensare che ci siano persone che una cosa del genere la considerino banale, perché non è banale, è semplicemente già vista, ma non l'avete mai vista così, ok? Damien Chazelle ha creato qualcosa di nuovo, di innovativo, perché ha raccontato la sua storia, non è la sua storia, dico, ha creato un prodotto che voleva creare basando appunto la storia su un qualcosa di vecchio come il mondo e l'ha arricchito di tutte le cose che vediamo sullo schermo, a partire dalla regia, poi c'è la musica secondo me è fenomenale, la scenografia curata in ogni dettaglio, il cast, la scelta di inserire nel cast, di prendere come protagonisti un Ryan Gosling e una Emma Stone che non sono ballerine né cantanti, perché il fatto di cantare e ballare non è un modo di semplicemente far vedere quanto sono belli e quanto sono bravi, ma è il loro modo di comunicare. Nella più semplice delle situazioni, perché gli esce spontaneo e quando una cosa ti esce spontanea per comunicarla, non devi essere perfetto, ok? Deve semplicemente essere espressivo perché stai comunicando qualcosa e pensare che l'espressività sia necessariamente collegata alla tecnica, perché magari non sono ballerini di tip-tap esperti, secondo me è scorretto. Mamma mia, ho parlato tantissimo di questa cosa, ok? Ci tenevo a dirla perché ci pensavo ieri. Se ci si fa caso, tutto in La La Land è un modulo ripetuto. I balletti sono simili se non uguali dall'inizio alla fine. È fatto apposta. Le coreografie idem. È fatto apposta. Con un'esaltazione cromatica non si vede mai una donna senza rossetto che alla lunga sfianca. Allora, a parte il fatto che sei andato la donna col rossetto, apprezzo molto perché vuol dire che guardavi veramente il film. Però, cioè, allora, capisco che a te sfianchi perché magari a te non piace, diciamo che ti dà fastidio. Io ogni volta che guardo una scena di La La Land mi emoziono perché vedo un nuovo colore, vedo un nuovo dettaglio e secondo me questo è fantastico perché la fotografia combinata con la scenografia propone una scelta cromatica così dettagliata e così precisa che secondo me è veramente tanto appagante. Poi ovviamente sarà una cosa soggettiva, a molti potrebbe dare fastidio, non lo so. Una musica orecchiabile, sì, ma ripetuta dal primo all'ultimo ciak. Anche lì è fatta apposta. Che poi non è vero, perché in realtà le canzoni sono veramente tutte con lo stesso stile, ma diverse. Ognuna con una propria caratteristica e ovviamente la musica, diciamo il tema di base è il jazz, quindi è ovvio che di base, scusate, continuo a guardare lo schermo, di base ci saranno tante cose ripetute perché è il leitmotiv, quindi ok. Una storia come tante, con attori come tanti e un finale incomprensibile. Oh, questa mia, cioè, cosa? Perché è un finale incomprensibile? Ok. E già, pochi sottolineano l'assurdità del finale di questo film. Mia e Sebastian si allontanano a causa soprattutto del successo di lui. Ma stiamo parlando dello stesso film? Che sceglie il compromesso rispetto all'amore per il ribop primo genio. Oh, mamma mia, ma perché dovete parlare come... Mettendosi a fare funky fusion con un gruppo nominato The Messengers. Ah, lui non parla del finale, lui parla della, de,
dello sviluppo, ok? Ha fatto la storia degli anni 70-80, adesso sta parlando del funky fusion, io non ho idea di che cosa sia, penso che sia il genere musicale che poi fa Sebastian con la sua tournée. Scusate, non sto capendo niente di questa recensione. Insomma, come storyline, un bel disastro, non c'è che dire. Si parla di La La Land come un musical moderno, ma è solo un film dove si canta molto, non è vero, ma quasi sempre la stessa canzone, non è vero. Si balla molto, ma pochi passi perennemente ripetuti, fatto apposta, e non senza qualche rigidità di troppo, sempre il discorso sul fatto che non è la tecnica quanto l'espressione, che per carità, oggettivamente per alcuni potrebbe essere nulla, per me è incredibile, però vabbè, quello è, siamo qua per discuterne. Si cerca ostinatamente di ricreare un clima da musical anni 50. Fatica resa impossibile da povertà di sceneggiatura, banalità di coreografia, talento latitante sotto il profilo del ballo soprattutto. Come lo fai un vero musical così? La La Land non è un vero musical. Spoiler. Boh, nessun genere anacronistico, bisogna sapere fare però. Avere a disposizione attori di grande talento nel canto e nel ballo, anche qua non sono d'accordo perché nel canto e nel ballo sono cose che loro fanno nella vita, uno è un musicista, l'altro è un'attrice, quindi il canto e il ballo sono solo due cose che fanno per divertirsi e entrare in connessione tra di loro. E non solo nella recitazione, quindi secondo lui recitano anche male. Ma qui si esagera francamente, Damien Chazelle ha solo 31 anni e si vede, certo infatti è il più giovane regista ad aver vinto l'Oscar. Ma si vede che è inesperto, certo, certo. Ok, io credo che stiamo andando avanti da veramente tantissimo tempo, quindi mi dedicherò semplicemente alle ultime due recensioni molto corte. Questa, il titolo è bellissimo, bellissimo, perché ha 2 stelle e ha un grado di accordo tra il pubblico del 45%, quindi minore rispetto alle altre recensioni, perché infatti il no, per quanto riguarda l'accordo del pubblico, è del 55, quindi per questa recensione c'è più disaccordo che altro. Il titolo è Sopravvalutato, trattino, per chi non ha una cultura cinematografica. Allora, io non amo prendere me stessa come esempio quando si tratta di farsi figo, ok? Però La La Land è il mio film preferito, e io sono laureata in DAMS. Non mi sono laureata in DAMS grazie alle produzioni originali Netflix, ok? Ho studiato cinema e posso dire di averne un pochino di cultura, soprattutto contando che cioè non ho una preferenza di gusti verso qualsiasi tipo di genere su questa terra, però comunque mi piace guardare cose diverse e i miei film preferiti lo dicono, quindi e poi soprattutto, ripeto, è un film che è stato molto apprezzato dalla critica, quindi tutti i critici dovrebbero non avere una cultura cinematografica. In realtà non è stato apprezzato da chiunque, ci sono tante critiche negative, però tante tante positive, o comunque positive magari non a livello soggettivo ma a livello oggettivo sì, quindi è quello che secondo me che fa la differenza. Andiamo a leggere. Film banale, con storia banale, prevedibile, poco fantasiosa, a tratti noioso, musiche non di livello per un musical. Se non si ha cultura cinematografica, però, il film pare bello. Se si è visto Jesus Christ, penso Jesus Christ Superstar, io non l'ho visto, Rocky Horror, ma anche solo il semplice Grease o Singing in the Rain. Allora, se hai visto Singing in the Rain o il Rocky Horror, o anche Grease, però ok, sono tutti prodotti che hanno fatto la storia nel cinema. Ma già solo Singing in the Rain è un musical incredibile, cioè declassare Singing in the Rain è stupido, perché Singing in the Rain è il musical per eccellenza, quindi non è Grease il musical per eccellenza, non è Rocky Horror come li stai citando tu, è Singing in the Rain, quindi paragonare La La Land a Singing in the Rain è un complimento. Il film è bruttino e poco significativo, contiene diverse citazioni ad altri musical, ma questo non fa un bel film. Il film è bruttino, per ripetere, da sabato pomeriggio sul letto, cioè da guardare un sabato pomeriggio sul letto. Allora, a parte che non vedo niente di negativo nel guardare un sabato pomeriggio sul letto, però questa
questo non è una recensione, questo è solo un modo di dire il film è brutto, questo è brutto, questo è brutto, questo non funziona, questo è poco significativo. Non si fa così una recensione si fa prendendo in analisi dei punti che non ti sono piaciuti o che ti sono piaciuti e specificando il perché. Quindi il film è bruttino perché, non mi puoi dire perché le musiche sono brutte e perché la trama è noiosa. Noiosa perché, mi devi spiegare. Ha dato 2 stelle, non ne ha data una, quindi comunque dai. Adesso andiamo a vederne una da una stella estremamente corta. Ok, questa recensione da una stella, che si chiama Che film insipido, ha un grado di apprezzamento da parte del pubblico solo del 18%, quindi l'82% è in disaccordo con quello che viene detto in questo commento. Si chiama appunto Che film insipido, sono 2 righe e ve le vado a leggere. È un musical mediocre, di una lentezza esasperante, inutilmente lungo. Salvo la scena iniziale, la fotografia e il bellissimo Ryan Gosling, ok? Le cose importanti del film, la bellezza di Ryan Gosling. Ma non basta per fare un film decente. Coraggiosi protagonisti a cimentarsi nel ballo, perché non sanno ballare. Dialoghi noiosi e scontati. Anche qua. È un commentino, è un commento di Twitter, è appunto una recensione lampo, non è una vera e propria recensione, quindi non mi sento di stare a commentarla in maniera approfondita perché traspare il fatto che questa persona sia stata annoiata, che non abbia apprezzato il cast perché non sono professionisti e il fatto che sia secondo me sopravvalutato. È un po' il riassunto di tutto, onestamente. Una recensione fatta così non può essere appunto considerata una recensione ma un piccolo commento, e secondo me quando si fanno le appunto le recensioni lampo, quelle di Twitter da 240 caratteri, questa è un'altra cosa che ho inserito nella mia tesi, quindi diciamo che ho avuto modo di approfondire questo argomento. Quando si fa una recensione lampo si deve utilizzare ogni parola calibrata nel modo corretto, altrimenti è un modo di lasciare un commento così, ok? Oppure di contribuire alla Twitter cronaca, al trend, ok? Dicendo, come per dire, io l'ho visto e vi lascio una cheat, ok? Quindi quando si fa una breve recensione bisognerebbe essere molto più specifici in quello che viene detto e sapere che ogni parola ha un peso, e quindi dire che il film è noioso può essere una cosa giusta da dire se pensi che sia un film noioso, ma mi devi in qualche modo spiegare grazie a tutto il resto perché ti devi concentrare nel cercare di stringere al massimo ma dare il 100% del risultato, perché io grazie a quella recensione devo capire tutto del film. Io qua purtroppo non ho capito molto sul perché questo film è noioso, se non il fatto che lui non ha apprezzato la presenza appunto di 2 attori non protagonisti, non scusate, professionisti, e il fatto che non fosse un musical vero e proprio, o comunque che si sperava, cioè si sperava fosse un musical ma in realtà è un musical strano. Per farvi capire, comunque chiudo il computer, io ho visto La La Land perché ero veramente tanto emozionata di vederlo. Io apprezzo molto i musical, non penso che siano il mio genere preferito, non penso di avere neanche un genere preferito, però amo molto i musical, e l'ho fatto vedere a mio fidanzato che in realtà era solo curioso perché dal trailer sembrava una figata. Lui prima di allora aveva visto forse 2 musical, non lo so, forse, e comunque non era uno che apprezzava il fatto di vedere delle canzoni inserite all'interno di un musical. Poi ha visto La La Land e si è innamorato perché ha capito che il musical può essere tante cose, non deve essere necessariamente solo High School Musical, ok? E successivamente gli ho fatto vedere anche The Greatest Showman, che è un musical puro, e gli è piaciuto moltissimo perché in realtà non si tratta del genere in sé, si tratta del come tu racconti la trama grazie al veicolo musical. E basta, con questa perla di saggezza io chiudo il video. Non so neanche quanto è durato perché ci saranno vari tagli, quindi non vi so dire quanto ci sono stata. Niente, penso che sia venuto carino, penso di non aver sclerato troppo, ma comunque che sia stato un buon momento di riflessione su questo film che io amo molto. E quindi niente, lasciatemi le vostre impressioni sotto, si vede che questo video si vede che questo video non è preparato,
a parte la ricerca delle recensioni, quindi mi ritrovo veramente senza sapere cosa dire se non andate a mettere un like se il video vi è piaciuto e se volete altri video di questo genere, magari consigliatemi un film che volete che io recensisca e recensisca, no, vada a fare la reaction delle recensioni. E detto questo, iscrivetevi perché continueremo a parlare di cinema anche in futuro. Vi ricordo inoltre di guardare i miei social che vi linko sotto nell'info box e noi ci vediamo al prossimo video. Un grande bacio! Ciao!